Ciao a tutti, benvenuti, bentornati, sempre qua da Milano con sempre il fedelissimo Buddy. Ah, tra l'altro lo dico tutte le volte, questa pelliccia è fantastica, bellissima, coloratissima, ma è finta, ok? Così non mi... Intanto vi racconto quali sono stati i miei momenti best off del 2017, che ovviamente si sta concludendo. Intanto vi faccio vedere un po' di immagini caratteristiche di questo quartiere, perché siamo nella zona Chinatown di Milano, bellissimo, stupendo. 2017, che cosa è successo? Allora, prima di tutto, l'uscita delle P. Hey Buddy. È uscito effettivamente all'inizio del 2017, anticipato dallo singolo Higher, e poi vabbè, Something on Your Mind, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro un EP uscito con parecchia fatica, perché avevamo deciso di aspettare un pochino prima di far uscire questo capolavoro, e finalmente l'abbiamo partorito. Secondo best of del 2017, il tour, che ovviamente ha portato in promozione l'EP Hey Buddy, il primo tour italiano barra internazionale, perché dopo aver fatto diverse città europee, mi hanno anche invitato all'edizione dei Calciatori Brutti, questi ragazzi che hanno portato sul territorio italiano la loro esperienza appunto web legata al calcio, e io sono stata la parte intrattenimento, molto divertente, anche perché ho avuto modo di presentare le mie canzoni in Italia, a casa. Passando a qualcosa di un pochino più personale, i miei viaggi, le mie passioni, le mie avventure. Quest'anno ho fatto un viaggio fenomenale, non so se ve lo ricordate, sono stata in Giappone, bellissimo, un paese fenomenale, Giappone non Cina, anche se siamo ai Chinatown, però va bene, fantastico, fantastico da ripetere sicuramente. E ultimo, perché così elenco 5, settembre, 4 settembre 2017, l'Arena di Verona, la mia primissima volta all'Arena di Verona. Bellissimo, 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 bellissimo. Buoni propositi per il 2018 potrebbero essere, vediamo, i sogni nel cassetto. Magari dare un amichetto o un'amichetta Buddy, che ne dite? Che si sta buttando nella giungla qua. Oppure, chissà, magari un progetto italiano, discografico, e quindi una canzone in italiano. Oppure, e quindi appunto un tour. Oppure magari la partecipazione a un reality italiano. E vediamo, sicuramente un altro viaggio, in un'altra meta, che so, esotica. E poi cos'altro? Vabbè, questo non è un desiderio, ma è un augurio. Lo dico a tutti quanti i miei fans, ovviamente la mia famiglia, i miei amici e i miei affetti, di passare un 2018 fantastico, meraviglioso. Veramente come se non ci fosse un domani. Lo capisco che è retorica, ma è così. Bisogna godersi la vita, sempre e comunque. Basta. Per ora vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Saluta, Buddy, saluta. Saluta.